interessanti spoiler di Dragon Ball Daima cominciano a circolare. Finora il viaggio nel regno demoniaco è stato piuttosto tranquillo. Nessun nemico davvero potente si è ancora manifestato. Tutto però potrebbe cambiare a breve. Vediamo insieme perché. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video. Daima è cominciato e al momento la serie avanza con il giusto ritmo, prendendosi tutto il tempo necessario per presentare i nuovi personaggi e il regno demoniaco. Siamo già arrivati al quinto episodio e a breve pubblicheremo un video in cui condivideremo le nostre impressioni. È una serie che è partita bene o al momento è troppo lenta? Ne parleremo a breve in video. Per ora vogliamo concentrarci su ciò che è stato condiviso attraverso gli spoiler. Si tratta di spoiler reali o è tutto fake? Ma prima di parlare di questo, torniamo un po' indietro nel tempo. Prima ancora dell'arrivo del primo episodio, avevamo parlato del fatto che in questa nuova serie avremmo visto due nuovi Majin simili a Majin Buu. Si tratta di due personaggi creati dal dottor Arinsu, rispettivamente chiamati Majin Ku e Majin Du. Questo dovrebbe essere uno spoiler reale. Sempre da prendere con le pinze, ma diciamo che la fonte è più attendibile. Ancora all'interno della serie non c'è traccia di questi personaggi, ma siccome la fonte è attendibile, ci aspettiamo che prima o poi arriveranno e sicuramente aggiungeranno delle complicazioni alla narrazione. Queste informazioni erano infatti state condivise da Geekdom su X. Nei recenti episodi abbiamo visto Goku scoprire l'esistenza di due insetti che, se divisi tra due persone, danno la possibilità di effettuare la fusione a chi li mangia. Questo ci fa intuire che prima o poi la serie metterà alle strette i protagonisti, costringendoli a ricorrere alla fusione. E tutto ciò grazie a questi insetti. Gli spoiler però vanno più nel dettaglio. Sono stati condivisi da vari utenti e circolano su X. Non possiamo affermare con certezza che siano veri. Sembrerebbero esserlo, ma potrebbero anche non esserlo. Diciamo che sono fatti bene, però la fonte non è minimamente attendibile. A me pare una cafonata, però parliamone ragazzi, parliamone. Potrebbero essere tranquillamente fake, ma vale la pena comunque parlarne lo stesso. Eh sì, perché un po' ti gatta. No, ti mette il giusto hype per far attendere l'episodio ancora con più trepidazione. Quindi prendiamo tutto con le pinze, con il solo scopo di divertirci insieme immaginando questi ipotetici scenari. Uno di questi presunti spoiler ci parla addirittura dell'episodio 12, quindi è molto specifico. Episodio dove vedremo la versione giovane di un personaggio che non pensavamo di vedere in Daima. Stiamo parlando di Vegeta. Addirittura ragazzi, esatto, Daima a quanto pare potrebbe mostrarci la fusione Potara tra Goku e Vegeta nella loro versione da bambini. E tutto questo sembra accadrà per affrontare Goma. Questo personaggio si dimostrerà così potente? Oppure Vegeta parlerà con Goma come si vede nell'immagine, ma affronterà un altro personaggio? Ecco, potrebbe anche essere vero, però non a caso prima abbiamo parlato degli insetti che potrebbero permettere la fusione. Quindi se Dragon Ball Daima ci sta introducendo questi insetti, che senso ha far ricorrere la fusione a Goku e Vegeta attraverso i Potara? Se poi dobbiamo fare un collegamento con la serie Super, potrebbe nascere un'incongruenza, perché Goku e Vegeta fusi con i Potara potrebbero scoprire in anticipo che la fusione con i Potara dura tra due esseri umani, tra due esseri non divini, soltanto un'ora, cosa che nella serie Super non sapevano ancora. Per cui possiamo pure ipotizzare che questo spoiler sia fake. Però chissà, potrebbe anche essere reale, ragazzi, lo scopriremo con l'episodio 12. Ma continuiamo! Un altro presunto spoiler, anziché essere un'immagine, è un video. Ci mostra il dottor Arinsu che prende il posto di re del mondo demoniaco. Riesce quindi non solo a spodestare Goma, ma a ottenere anche il terzo occhio demoniaco che Goma stava cercando. Arinsu potrebbe rivelarsi come il vero e il più grande villain di questa nuova serie su Dragon Ball. Non dimentichiamo inoltre che è lei a creare i due Majin, è lei che ha continuato a fare i viaggi nell'universo 7, è lei che quindi trama qualcosa da tempo, sin da prima di Goma. E secondo questo spoiler, questo video, Glorio lavora per lei, rivelandosi un suo subordinato. A quanto pare tradisce Goku e i suoi amici. Tutto questo ci viene mostrato mentre un piccolo Goku sembrerebbe essere stato sconfitto e si trova incredulo di fronte a Arinsu. La grafica di questo video non sembra essere delle migliori. Abituati alla qualità di Daima, sembra essere un video molto fan-made. Puzza di fake. Però ragazzi, gli sviluppi narrativi potrebbero anche starci, perché
si è capito che Glorio sembra lavorare per qualcuno oppure agire per motivi personali. E chissà, magari è proprio un subordinato di Arinsu. Oltretutto, sembra essersi capito pure che Arinsu stia tramando qualcosa. C'è lo spoiler dei due Majin e sembra proprio che Arinsu stia tramando qualcosa alle spalle di Goma e di tutti gli altri. Per cui un tentativo di spodestare Goma da parte di Arinsu possiamo pure aspettarcelo. Oltretutto Glorio nel primo episodio si trovava nella stanza dove c'erano Degesu, Arinsu, Goma, per cui chissà, magari era proprio insieme ad Arinsu, quindi potrebbe anche starci. Ecco, la grafica del video non è delle migliori, ma potrebbe anche starci, per cui questo spoiler sarà vero? Ci possiamo fidare? O si tratta semplicemente di un video fake e quindi rimarremo col dubbio fin quando non vedremo che è palesemente falso? Non ci resta che scoprire tutto guardando la serie settimana dopo settimana. E voi ragazzi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. E se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima ragazzi! Alla prossima!